Buongiorno Wayo e bentornati sul canale del Darion. Oggi ragazzi facciamo un video un po' particolare perché voglio fare insieme a voi la tier list dei ritiri del Napoli, Di Maro e Casteldisandro. Oggi andremo a dare una valutazione per quanto riguarda i vari giocatori che hanno giocato appunto, che hanno preso parte a questo ritiro. Daremo una valutazione generale tramite una tier list, così per tirare giusto due somme. Prima di cominciare però ragazzi, come sempre vi ricordo le solite raccomandazioni, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati sull'uscita dei miei nuovi video e seguitemi anche sugli altri social che trovate qui in sovraimpressione e in descrizione trovate anche i vari link. Condividete il video ragazzi perché così mi aiutate a crescere più in fretta e un'altra cosa, seguitemi perché più dell'80% di voi che guardate i miei video non è iscritto al canale. Vi tengo d'occhio, mi raccomando fatelo. Costa e non vi preoccupate, è tutto gratis. Detto questo, ragazzi, cominciamo subito. Cambiamo scena. Allora, eccoci qua. Allora, prima cosa, c'è qualche giocatore assente in questa tier list. I giocatori che non sono presenti qui li faremo alla fine. E ho messo sette categorie: top, bene, nella media, sottotono, flop, rimandato e poi non Napoli perché ci sono dei giocatori che non sono più a Napoli. Rimandato vuol dire, ragazzi, sia che è arrivato da poco e che ha giocato poco, e sia chi era presente già da prima, però ha diciamo, giocato pochi minuti durante il ritiro. Detto questo, ragazzi, cominciamo subito. Allora, partiamo da Lozano. Io Lozano lo metto in sottotono. Sottotono perché allora rimango dell'idea che Lozano messo esterno all'attacco a destra sia penalizzato. Lui non è un attaccante che deve stare largo sulla fascia e mettere i cross, non è un attaccante palleggiatore da fraseggio come lo era ad esempio Insigne. Lui è un attaccante che deve essere lanciato in profondità e quindi diciamo che questo sottotono è dato da due motivi: uno è di natura tattica, per quello che vi ho detto ora, e un altro è anche di natura, diciamo, personale, cioè nel senso Lozano, ragazzi, ok, che ha adattato, però anche lui non è che abbia brillato in queste partite di per sé, cioè non è che ha avuto, che ne so, quel vuoto d'orgoglio per dire io sono discusso qui a Napoli, adesso dimostro a tutti di cosa sono capace. No, anche lui ci ha messo del suo per fare un precampionato, diciamo, abbastanza sottotono, appunto. Quindi per questo lo metto in sottotono. Rachmani lo metto in bene. Ha fatto quello che ha sempre fatto, cioè giocatore costante, poche sbavature, non è una prestazione esageratissima, però comunque il solito Rachmani, una sicurezza ormai in difesa e adesso lui dovrà, diciamo, prendere un po' le redini di questa difesa perché adesso che è andato via Koulibaly ci si dovrà aspettare da lui adesso diciamo, il custode della difesa, ecco, quindi lo metto in bene. Mertens purtroppo non è più a Napoli, Loperto non è più a Napoli, Demme lo metto nella media. Allora, ha giocato poco, è vero, però quelle poche volte che ha giocato ha fatto bene, soprattutto nell'ultima amichevole contro l'Espanyol. Ha giocato da vertice basso al posto di Lobotka e a me onestamente è piaciuto tantissimo. È un giocatore che nel 4-3-3 può ritagliarsi uno spazio importante appunto come vertice basso. Volendo potrebbe essere anche usato come mediano nel 4-2-3-1, però non lo so, magari vicino ad Anguissa, non lo so. Comunque in generale ha giocato poco, ma ha fatto vedere delle cose interessanti e penso che lui abbia dato dimostrazioni di poter essere comunque una pedina su cui contare durante il campionato. Quindi per questo lo metto nella media. Marfella ha rimandato perché mi pare che non abbia giocato nemmeno un minuto. Ospina non è più nel Napoli. Osimhen, allora, io Osimhen molto probabilmente qui andrò controcorrente. Ragazzi, io lo metto in sottotono, lo metto insieme a Lozano. Ecco, i due giocatori che forse sono più penalizzati dal 4-3-3. Ragazzi, Osimhen non è una punta da 4-3-3, non è una punta che, diciamo, alla Higuain, che prende palla, smista, che ha una tecnica del passaggio sopraffina, non ha tutto questo. Osimhen è un attaccante che deve essere lanciato in profondità. Questo non vuol dire però che lui debba rimanere così, cioè se lui ha intenzione di giocare, diciamo di diventare appunto un attaccante top player in Europa, lui deve obbligatoriamente imparare a fare anche questo tipo di gioco. Vedo comunque che lui si impegna,
cercare di imparare questo nuovo modo di essere punta. Però io continuo a vedere i soliti suoi limiti. Il carattere continua a essere un po' troppo peperino dal punto di vista caratteriale. I tempi di inserimento ancora sono da correggere. Va sistematicamente sempre in fuorigioco. Tecnica del passaggio che per me non è sufficiente per una punta da 4-3-3. Controllo di palla un po' ancora macchinoso. Tempi di esecuzione rivedibili comunque per una punta nel 4-3-3 e in un calcio come quello di Spalletti, dove bisogna verticalizzare e giocare a due tocchi, comunque con ritmi di esecuzione così bassi, Osimhen in tutto questo non ci cozza poco. E quindi per questi motivi lo metto in sottotono. Però ripeto, se lui vuole giocare nel Bayern, nel Manchester City, comunque in un top club europeo, deve imparare a giocare in questo tipo. E poi un'altra cosa collegata allo Zon, ragazzi, loro due insieme secondo me non possono giocare perché l'attacco perde troppa qualità, a meno che non metti un Raspadori dietro appunto Osimhen. Comunque in un 4-2-3-1, se non metti Raspadori là sotto che aiuta comunque un po' tutti e due, che dà un po' più di qualità, allora lì si può anche giocare insieme. Ma nel 4-3-3 Lozano e Osimhen per me non possono giocare insieme perché sono troppo, la qualità scende troppo e soprattutto si perde molto nel fraseggio, nel giro palla. Petagna lo metto, ma per quello che ci si aspetta da Petagna, lo metto nella media. Cioè comunque Petagna, ragazzi, a oggi è il vice di Osimhen e se si sblocca la trattativa col Monza andrà al Monza e verrà Simeone. Ha fatto secondo me il suo. All'inizio è un po' faticato perché si sa che giocatori come lui, con questo fisico molto imponente, ci mettono molto più tempo a entrare in condizione. Però nel complesso mi è piaciuto, se non sbaglio ha fatto un paio di gol nel ritiro. Comunque io diciamo che sono mediamente soddisfatto da Petagna perché da lui non ci si aspetta tutto sto granché, ecco. Anguissa, top. Ragazzi, Anguissa è un top, per forza. Sin dal primo giorno di ritiro, il migliore in campo insieme a qualcun altro. Elemento imprescindibile per questo Napoli. E secondo me lui sarà uno dei leader che uscirà fuori durante questa stagione. Tecnicamente è un giocatore forte. È uno degli elementi imprescindibili di questo Napoli, che quando sta fuori si sente la sua mancanza. Quindi top assolutamente di questo ritiro. Contini, ragazzi, allora io lo metto in rimandato perché comunque ha giocato soltanto un tempo in tutto il precampionato, ieri diciamo l'altro giorno contro l'Espagnol, ha fatto intravedere qualcosa di interessante. Molti dicevano teniamo Contini come secondo. Qui però andiamo un po' a cozzare con le parole di ADL a KissKiss Napoli, dove diceva appunto che servono due portieri di qualità, e con tutto il bene per Contini, ragazzi, ma lui non ha zero presenza in Serie A. Poteva rimanere come terzo magari, però di certo non per giocarsi il posto nel Napoli che verrà. Cyborg Di Lorenzo, il capitano lo metto in top. Ragazzi, Di Lorenzo il solito Di Lorenzo, solita costanza, solita continuità, una colonna portante di questo nuovo Napoli, un elemento imprescindibile. E speriamo, ragazzi, che quest'anno veramente non si faccia mai male, perché io onestamente Zanoli, con tutto il bene, ma per me non è adatto per fare il vice di Lorenzo. Quindi speriamo bene per Di Lorenzo e che non si faccia mai male quest'anno. Zielinski, diciamo ragazzi, lo metto in sottotono, però lo metto come primo della categoria, quasi diciamo a dire è quello più prossimo alla promozione, ecco, mettiamola così. C'è un po' da lavorarci, però a sprazzi Zielinski ha fatto vedere cose positive e interessanti in questo suo nuovo ruolo. C'è da lavorarci tanto, però diciamo che se Zielinski resta con la giusta mentalità e con la giusta motivazione e con i giusti stimoli, penso che ci potrà levare qualche soddisfazione durante quest'anno. Mario Rui, io lo metto in bene. Allora, Mario Rui, ragazzi, sappiamo che giocatore è un giocatore con dei limiti tecnici, anzi più fisici che tecnici, perché lui comunque ha un piede educato, però comunque ha fatto il suo anche lui, niente di più e niente di meno. Anzi, qualche volta ha fatto vedere anche qualcosa in più, che so, qualche gesto tecnico bello, qualche tunnel, qualche colpo di tacco, però
Nel complesso lui ha fatto il suo, ha fatto un precampionato molto positivo ed è lui un altro, diciamo, uno della colonna portante di questo nuovo Napoli, uno dei pochi, diciamo, leader che sono rimasti, perché lui comunque ora è il più anziano rispetto a Zini, diciamo, insieme a Zielinski, quindi per me ha fatto un precampionato assolutamente positivo, quindi bene. Elmas, ragazzi, lo metto in sottotono. Io voglio capire che intenzioni ha il Napoli con Elmas, cioè il Napoli vede Elmas come un comprimario, come un jolly da mettere a partita in corso, o lo vede come qualcosa in più? Io questo voglio capire. Nell'ultima partita ha giocato titolare, mezzala sinistra nel 4-3-3 e onestamente non mi è tanto piaciuto. Lui comunque deve un po' migliorare nella consistenza, nella continuità, c'è un giocatore che lascia poco di sé durante la partita, capito? Non lascia il segno e quindi lui deve migliorare sotto questo aspetto. Poi però c'è anche il problema appunto della versatilità, cioè lui può giocare ovunque, giocando ovunque, cioè non si specializza in un ruolo particolare, quindi fa un po' di tutto ma non fa tutto bene, ecco, questo è il succo. Quindi diciamo che io lo metto sottotono, però do una motivazione simile a quella di Lozano. Anche lui ci ha messo un po' del suo per fare male, ecco. Non ci ha messo tutto questo impegno, tutta questa voglia di fare per far capire a Spalletti di essere qualcosa in più di un semplice comprimario. Quindi lo metto in sottotono. Fabian lo metto in bene. Fabian, ragazzi, purtroppo a quanto pare ci lascerà. Giocatore tecnicamente forse uno dei migliori del Napoli, però discontinuo, ha sempre degli acciacchi fisici, è in scadenza e il Napoli fa bene secondo me a venderlo perché così si può, diciamo, monetizzare sopra il più possibile. Perdita importante, sì, però vediamo con chi verrà sostituito. Comunque nel precampionato, secondo me, ha fatto un precampionato anche lui, ai suoi livelli, né di più né di meno, quindi lo metto in bene. Goulam non è più al Napoli. Questo chi è? Mi sembra Gaetano. Facciamo che è Gaetano. Allora, lo metto in bene. Lo metto in bene perché comunque anche lui non ha giocato così tanto, però quelle volte in cui ha giocato mi ha dato delle belle impressioni. A centrocampo, secondo me, può essere un'alternativa valida ai titolari. È lui un giocatore versatile perché puoi metterlo mediano, mezzala e volendo anche trequartista, quindi è molto utile sotto questo aspetto. Ha detto Spalletti che comunque è un ragazzo che ragiona con la testa giusta, quindi io penso che nelle idee di Spalletti Gaetano possa essere diciamo, una giusta riserva alle prime scelte, perché parliamo di riserva, e quindi io lo terrei. Comunque, se non sbaglio, lui ha fatto un paio di assist, se non sbaglio, uno per Ambrosino che me lo ricordo, mi pare col Perugia, e poi forse ha fatto un altro assist. Comunque, per il suo livello, diciamo, per quello che ci si aspettava da Gaetano, secondo me ha fatto bene. Juan Jesus nella media, niente di più e niente di meno. Kvaratskhelia top. Anzi, lo metto proprio primo perché, ragazzi, io onestamente non mi aspettavo questo impatto di Kvara sin dalle prime battute così, così pesante. Cioè, sembra veramente di dare l'impressione di essere appunto un giocatore che si è adattato sin da subito. Mi dà questa impressione. Non vorrei che Napoli fosse già Kvara dipendente, sarebbe un problema questo qui, però. Sin dal primo giorno un precampionato stratosferico, il migliore in assoluto di questo precampionato del Napoli. E speriamo che queste cose che ha fatto vedere in precampionato, diciamo, possano ripetersi anche in Serie A. L'unica paura che ho, ragazzi, è riferita all'Espanyol. Se avete visto la partita con l'Espanyol, Kvara è stato raddoppiato, triplicato, ingabbiato da 4-5 uomini fra poco. Ogni volta che lui provava un dribbling veniva buttato a terra, quindi questo sarà un po' il mood dei giocatori in Serie A. Cioè, in Serie A ti raddoppiano, ti triplicano e ti buttano, ti commettono fallo pur di non farti passare. E lì dovremmo vedere un po' la situazione. Comunque, rimane il fatto che lui sia stato il top del precampionato. Marquit, per fortuna, non è più al Napoli. Gigino Lobotka, top. E lo metto sopra d'Anguissa. Ragazzi, Lobotka, faro del centrocampo.
imprescindibile in fase di costruzione, imprescindibile in fase di non possesso, con la sua rapidità, con la sua leggerezza, mi verrebbe da dire. È un giocatore anche lui stra fondamentale per il Napoli. E sono molto contento, ragazzi, perché Lobotka all'inizio ha faticato parecchio, ma adesso si è ripigliato tutto quello che era suo. Quindi sono veramente rimasto soddisfatto dal precampionato di Lobotka. Azzardo che sarà nella top 3 di fine anno dei, mediani, dei migliori mediani della Serie A. Un as, flop. Flop sotto tutti i punti di vista, ragazzi. Allora, un as tecnicamente è forte, però tutto il resto non ce l'ha, è troppo innamorato del pallone, è dribbling fumosi, ecco, lui ha un tipo di dribbling che è esattamente l'opposto di Kvara, cioè Kvara quando dribbla 9 volte su 10 passa, un as invece 9 volte su 10 perde palla, egoista, anche lui inconsistente, non lascia mai un segno, quindi per me io penso che cioè, non è proprio adatto al Napoli e mi dispiace perché comunque sembrava... sembrava un giocatore con tutt'altro prospettiva e io penso che lui sarà un prossimo partente del mercato. Politano lo metto in flop. Lo metto in flop perché il precampionato, a parte qualche raro sprazzo dove ha fatto bene, è stato un precampionato sottotono. Poi non mi è piaciuta la questione che c'è stata col procuratore, dove si è andato a lamentare del minutaggio e dei compiti tattici che ha durante la partita. Cioè, io penso che un giocatore deve fare quello che gli dice l'allenatore e non deve essere il contrario. Quindi non mi è piaciuta la vicenda extracampo riguardo tutto questo. Poi, per quanto riguarda proprio il precampionato sul campo, non ha dato quello che io mi aspetto da lui. Ecco, quindi per questo lo metto in flop. Zanoli lo metto nella media, mi aspettavo quello che ho visto durante questo precampionato da Zanoli, continuo a pensare che lui non sia adatto per fare il vice di Lorenzo, secondo me abbiamo un buco importante lì sulla destra, però ripeto, lo metto nella media perché comunque ha fatto quello che mi aspettavo da lui, quindi lo metto nella media. Ora parliamo dei giocatori che non sono stati inseriti, allora partiamo da Meret, ragazzi, purtroppo lo devo mettere nei flop. Lo ripeto, Meret tra i pali è un ottimo portiere, ma caratterialmente è troppo debole. Secondo me ha un carattere dove alla prima difficoltà si butta a terra, si demoralizza e va sempre a peggiorare. E questo precampionato è stato una dimostrazione. Alla prima errore c'è stata poi una cascata di errori a seguire. E lui non può essere assolutamente il portiere titolare di questo Napoli. Potrebbe fare il secondo, sì, però non lo so se lui rimane per fare il secondo, però di certo non può essere il portiere su cui puntare per quest'anno, quindi per me è flop e mi dispiace veramente tanto, ragazzi, perché, ripeto, tra i pali secondo me è forte, però nel calcio, come dico sempre, la testa è più importante dei piedi. Østigard e Kim, ragazzi, e anche Oliveira, li metto tutti e tre in rimandato perché comunque abbiamo visto poco, cioè Kim ha giocato un tempo contro, se non sbaglio, il Mallorca e poi ha giocato un altro tempo contro l'Espanyol, comunque qualcosina di positivo ce l'ha fatto vedere, pare che sia bravo a impostare, che è bravo negli anticipi, però per me è poco. Diciamo, abbiamo visto un po' poco per poterlo giudicare. Østigard idem, a parte qualche errorino difensivo, però penso che anche lui sia da mettere nei rimandati perché abbiamo visto poco. E idem anche Oliveira, perché lui comunque è arrivato da infortunato, il ritiro di Di Maro l'ha tutto saltato, è entrato gradualmente durante il ritiro di Castellisangro, nell'ultima partita ha anche fatto uno spezzone da titolare, però dobbiamo vederlo in campionato. Penso che comunque con questa settimana di pausa, diciamo prima di Verona, penso che nel breve potremmo vederlo stabilmente tra i titolari a Oliveira. Poi l'ultimo è Zerbin, ragazzi, lo metto in bene. Mi ha sorpreso in positivo questo ragazzo, ha fatto più di quello da cui io mi aspettavo. Un paio di gol, se non sbaglio, comunque è stato utilizzato in varie zone del campo, esterno alto a sinistra, esterno alto a destra, è stato messo anche terzino sinistro e terzino destro, quindi diciamo che è un giocatore che può fare un po' tutti i ruoli, però io vi dico la verità, ragazzi, se lui può essere la chiave per arrivare a Raspadori,
io lo do, perché comunque parliamo di un giocatore, ragazzi, che ha 23 anni, ha ancora zero presenze in Serie A, è una riserva d'emergenza, e tu te la andresti a levare per prendere un giocatore che ha un anno in meno e che ha più di 70 presenze in Serie A. Quindi precampionato positivo, contento se rimane, ma se c'è la possibilità di darlo per prendere Raspadori, non ci penso su due volte e lo do. Quindi ragazzi, questa era la mia tier list del precampionato del Napoli, fatemi un po' sapere la vostra, lasciate un bel mi piace se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati sull'uscita dei miei nuovi video, condividete il video ragazzi così mi aiutate a crescere più in fretta, seguitemi sugli altri social che trovate qui in sovraimpressione e in descrizione trovate i vari link. Detto questo ragazzi, noi ci vediamo a un prossimo video, forza Napoli sempre e speriamo che arrivino belle notizie dal calciomercato. Ciao!